Ci troviamo nella sede del Museo Civico, il Palazzo Malatestiano, e oggi presentiamo una nuova sezione che verrà aperta, inaugurata il 7 giugno alle ore 18, e si tratta di una nuova sezione fotografica che per la prima volta va a arricchire il patrimonio museale con arte contemporanea, in questo caso fotografia, ma apriamo un percorso che porterà appunto all'acquisizione di nuove opere legate all'arte contemporanea. Sono opere acquisite attraverso un contributo ottenuto dal Ministero, un importante contributo che ci ha consentito di acquisire delle opere molto importanti a livello nazionale e che quindi saranno un'eccellenza per questa nuova sezione fotografica all'interno del museo. Questa iniziativa, ed è questo che mi preme sottolineare, è l'esito di un bel successo che il Comune di Fano ha ottenuto, ovvero un finanziamento in seno ad un bando del MIC, della Direzione Generale Creatività Contemporanea. Fano è stato beneficiato di 75.000 euro per acquisire queste opere, che sono opere clamorose, letteralmente clamorose, nell'ambito della fotografia nazionale, e l'ha ottenuto. Questo successo è stato ottenuto poggiando sull'attività che Centrale Fotografia ha fatto qui a Fano da decenni. Quindi non è un progetto inventato, è un progetto che ha avuto successo perché poggia su qualcosa di concreto. Quello che possiamo vedere oggi qua al Museo Malatestiano è un percorso che è stato fatto nella città. I cittadini di Fano hanno avuto la possibilità di conoscere negli anni degli artisti, da Mario Giacomelli, Olivo Barbieri, Fabio Sandri, Marilisa Cosello, Paola De Pietri e Fabrizio Bellomo, attraverso dei talk e attraverso delle mostre, mentre invece adesso c'è la possibilità di vederli in modo permanente qui al museo, e queste opere dialogano con i quadri della Pinacoteca comunale.